Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Come vedete non sono in procinto di andare in acqua, anzi sto sistemando il mio gommone per il disastro che ho lasciato nei scorsi giorni. Solitamente sono abbastanza pigro e disordinato e quindi lascio la roba buttata senza lavarla, anche se potrebbe servire per un test sui prodotti che generalmente testo. Grazie del supporto che mi state dando sul canale, che sta continuamente crescendo sotto tanti punti di vista. Spero di darvi sempre nuovi contenuti di qualità e se continuate a interagire col mio canale, iscrivendovi, commentando, lasciando un like, sicuramente mi darete una grossa mano e riuscite a stimolarmi, perché sono abbastanza pigro, soprattutto quando sono al PC per il montaggio video. In questo modo invece mi date una grossa mano per continuare a pubblicare contenuti sempre più interessanti. Questa volta, girando proprio sul PC, ho trovato un bel po' di filmati riguardanti le cernie dorate che non ho pubblicato. Questa è stata un'annata abbastanza buona per questi pesci, quindi vi lascio una serie di catture che ho fatto sull'Adriatico, sullo Ionio e anche in Grecia in condizioni di acqua limpida, ve ne accorgerete subito. E alla fine del video vi farò vedere il vero dotto, perché qua nella mia zona tendiamo a chiamare la cernia dorata dotto, dato che in Adriatico non è presente la Micteroperca rubra, che è il dotto nero, la cernia rossa, ognuno la chiama un po' come vuole, quindi non siamo a conoscenza di questa varietà di cernia, mentre in alcune zone dello Ionio, soprattutto a Leuca, a Gallipoli e naturalmente in Grecia, questo pesce è abbastanza presente e finalmente sono riuscito a catturarne uno e vi lascio il video alla fine facendovi vedere le differenze tra il dotto americano, tra la cernia dorata, tra il dotto come lo intendiamo noi pescatori dell'Adriatico e il vero dotto. Bando le ciance e vi lascio le immagini sott'acqua. La cernia dorata è un predatore che si nutre principalmente di piccoli pesci, crostacei e molluschi. Solitamente può essere considerata un pesce solitario, ma soprattutto durante la stagione degli amori può essere avvistata in folti gruppi, come state vedendo in queste immagini. La telecamera purtroppo riesce a riprendere solo una piccola parte di tutti questi pesci. Vi assicuro che ho avvistato e contato almeno 25-30 cernie dorate di buone dimensioni, pesci dai 2 ai 3,5 kg, 4 kg. Ero indeciso se sparare o meno, ma in questo tuffo ho deciso di godermi lo spettacolo e riprovarci più tardi. Il periodo della riproduzione solitamente avviene nel mese di luglio-agosto, quindi durante tutta la bella stagione è assai probabile trovare questi folti gruppi. In questo caso erano pesci molto più piccoli della clip precedente, pesci intorno al chilo, chilo e mezzo di media. Rispetto alla cernia bruna è un pesce che ama molto di più nuotare in acqua libera, pesce che naturalmente si intana e in quel caso è anche un poco più semplice rispetto alla cugina bruna. Qui non sparo perché cercavo una cernia di dimensioni un po' più importanti, quindi sono risalito anche in quel caso senza sparare. Qui sono tornato sullo spot precedente. Sotto questi massi è pieno di queste cernie che non stanno mai ferme, tendono sempre a nuotare, scartare, spostarsi da una zona all'altra, come avete appena visto. Eccola qui, una dorata di buone dimensioni, anche se non è messa benissimo. Premo il grilletto perché so che difficilmente questo tipo di cernia dà i problemi della cernia bruna durante la fase di estrazione. Qui comunque mi trovo a profondità importanti, non si è trattato di un'estrazione semplicissima, ma in un altro tuffo sono riuscito a risolvere abbastanza velocemente il problema dell'estrazione di questa cernia dorata. Qui invece mi trovo su una chiazza di grotto più isolata,
il pesce sembra molto più nervoso, in realtà in queste condizioni queste cernie dorate diventano delle prede abbastanza semplici perché una volta intanate hanno un comportamento che assomiglia molto a quello delle orate in tana. Eccolo qui, è fermo, tiro perfetto con il mio 105 vela, pesce fulminato, estrazione molto molto semplice, si tratta di un bel pesce, sicuramente superiore ai 3 kg, 3,5 kg. Qui mi trovo su una zona di grotto più estesa dove difficilmente i dotti si intanano. Ne sto vedendo diversi e sto cercando di capire verso quale esemplare rivolgere la mia attenzione. Lì davanti alla punta del fucile, appena fuori tiro, quello che sta scartando sulla sinistra mi sembra l'esemplare più bello. Ma so che inseguendolo difficilmente riuscirò a catturarlo, quindi ripiego su un pesce, eccolo lì a sinistra, sono ancora indeciso. Decido di puntare questo pesce un po' più piccolo, ma più sicuro. Guardo ancora a sinistra per vedere se la cernia dorata più grossa avesse intenzione di cambiare idea, ma scocco il tiro su questo pesce che comunque è di buone dimensioni. Tiro precisissimo col mio Predator 115. E pesce fulminato. Durante la discesa ha visto una bella cernia dorata infilarsi in questa porzione di grotto che, come avrete notato, è molto più spaccata, molto più fessurata e quindi dà la possibilità ai pesci di intanarsi e nascondersi. Mi poggio con la testa completamente sulla sabbia. E qui sulla destra ha visto la coda e anche se il pesce non è messo in una posizione ideale, premo ugualmente il grilletto perché, come vi ho detto all'inizio del video, queste cernie difficilmente danno grossi problemi nell'estrazione, quindi usando un po' di forza riesco a tirarla fuori. Durante questa lunga planata, visto da lontanissimo, grazie all'incredibile visibilità dell'acqua, una grossa cernia bruna intorno ai 10 kg. Eccola qui che si intana su questo ciglietto molto traforato e ho come l'impressione che difficilmente riuscirò a trovarla. I più attenti avranno visto anche una cernia dorata infilarsi nella stessa zonetta, eccola qui che si affaccia, un tiro abbastanza semplice. È stata un'apnea molto lunga perché sono planato per diverse decine di metri a una profondità importante, quindi decido di lasciare il pesce in leggera trazione e al tuffo successivo riuscirò ad estrarla senza problemi. Qui mi trovo su una zona ancora diversa, una strisciata molto stretta e lunga diverse decine di metri, a circa 35 metri di profondità, su una zona molto fangosa. E ho visto intanarsi 4-5 cernie dorate di buone dimensioni. Anche qui il grotto è abbastanza traforato, comunicante, non sto riuscendo a trovare la fessura giusta, ma eccole qui, ne vedo una che sembra abbastanza semplice, anche se il buco dal quale sto mirando è piccolino. Sparo, mi accorgo che c'è qualcosa che non mi permette di estrarre facilmente i pesci, quindi sono costretto ad effettuare una nuova immersione senza volerlo, quindi in maniera del tutto accidentale. Adesso vedrete cosa mi è successo.
Con un po' di forza riesco ad estrarre il pesce e ho effettuato una rara coppiola di cernie dorate, le ho portate entrambe in superficie. Qui il mio compagno di pesca ha appena sparato una cernia dorata, leggermente incastrata, ma uscirà senza problemi. Quindi scendo per doppiare eventualmente il pesce, ma mi rendo conto che è preso molto bene, quindi mi guardo attorno e riesco ad avvistare dietro questo spuntone di roccia questa bella dorata che mi guardava curiosa. Sono con il 95, effettuo un tiro un po' al limite, colpisco comunque abbastanza bene la cernia dorata che si va a intanare e poi sarò costretto a riscendere per doppiarla e riuscire a distrarla. L'ho presa su un fianco, qui non si vede la ferita. Questa invece può sembrare una situazione abbastanza anomala, ho marcato sullo strumento un pesce bello, ho marcato una marcatura di un pesce staccato di 7-8 metri dal fondo. Probabilmente era così sollevato a causa del termoclino. Sul fondo l'acqua era veramente fredda, quindi scendo, ha visto questa cernia dorata, ha iniziato ad inseguirla. Voleva sviarmi portandomi su delle piccole pietre dove non si sarebbe mai intanata, ma quando l'ho messa alle strette è ritornata indietro e si è intanata su questo agglomerato di rocce un po' più alto, vuoto sotto. Un tiro non semplicissimo, ma sempre per il motivo di cui vi ho parlato già in precedenza, cioè della scarsa capacità di arroccarsi di questo pesce, effettuo ugualmente un tiro. Scendo nuovamente con un secondo fucile, il pesce non è messo benissimo, è abbastanza grande, quindi decido di doppiarlo. Sarò costretto a una terza immersione per avere la meglio su questa bella cernia dorata, pesce intorno ai 4 kg. Non so se avete riconosciuto la zona, ma dopo qualche giorno sono tornato sulla zonetta che vi ho fatto vedere all'inizio del video. Intorno ci sono veramente tanti dotti, ma ne ha visto uno particolare. Purtroppo è nascosto dietro questo sprone di roccia, dove faccio una specie di agguato durante la planata perché ha attirato assolutamente la mia attenzione. Tiro abbastanza preciso, reazione molto molto violenta, non mi aspettavo una reazione del genere e non riesco a estrarre velocemente il pesce, quindi sono costretto a risalire. Sarò costretto, dopo un adeguato tempo di recupero in superficie, ad effettuare un altro tuffo per riuscire ad avere la meglio su quella che non è una cernia dorata, ma il dotto nero o cernia rossa, o per essere più precisi, il suo nome scientifico è Micteroperca rubra, un pesce quasi impossibile da trovare in Adriatico, almeno io non ho mai presi. Si tratta di un esemplare di quasi 5 kg, colori veramente bellissimi, a tavola un pesce eccellente. Vi faccio vedere la differenza molto evidente tra questo esemplare e la cernia dorata. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi contenuti e ricordatevi sempre di iscrivervi al canale. Grazie, a presto.